Io già so che qualcuno di voi pensa che il vero protagonista di questo canale sia Holly. Qualcun altro pensa che sia io. Altri, molto più ragionevolmente, danno tutto il merito a Pippo Ravioli o allo sfigato di Arthur Foster. Ma oggi, signori, vi presenterò un nuovo protagonista di questo canale. Di chi sto parlando? Andiamo a vederlo. Tifosi di Holly e Benji, bentornati sul canale di Dario Augusto IV per un nuovo video. Oggi siamo all'episodio 85. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere subito cosa succede. La palla è rimasta in possesso di Hutton, che è di nuovo. Nella scorsa puntata abbiamo visto come la New Team, grazie a un morto ambulante di nome Oliver Hutton, si era riuscito a qualificare eliminando l'Airado. Dopo la partita, Holly sta messo talmente male che si sta guadagnando il posto come protagonista anche in un episodio di Dr. House. Il gol finale della New Team lo aveva segnato Ted Carter in combinazione con quella mezza pippa di Johnny Mason, che non si sa come, anche se io penso che non l'abbia fatto apposta, era scivolato accidentalmente in mezzo alle gambe a Clifford Yuma, realizzando l'assist per il gol. Carter che sopraggiunse del gol! Ted, come ti senti ad aver segnato il 4-3? Ah, dimenticavo. Nella scorsa puntata Ted Carter l'ho fatto mangiare a Ciro. Ehi! Che buona! Ah, è lui il nuovo protagonista! A proposito, Ciro, come stai? Bene, papà, anche oggi mi fai mangiare un personaggio? No, Ciro, quello era un caso particolare. Peccato, aveva quel retrogusto di plastica così saporito. Finita la partita, entrambe le squadre lasciano il campo e stranamente entrambe le squadre sembra che non abbiano più i portieri. O semplicemente, dati i 7 gol complessivi, credo si siano mimetizzati in mezzo agli altri per evitare di essere fischiati e malmenati. Dopo un dialogo del tutto inutile, dove i due giornalisti cercano di fottersi il lavoro l'un l'altro, Non dire bugie, tu stai scrivendo qualcosa riguardo Mark Landers. odiandosi palesemente nascosti da false risate, Finato. ci spostiamo in infermeria. E vabbè, tanto per cambiare, no? Ormai Holly sta passando più tempo in infermeria che sulla tazza del cesso. È ufficialmente diventato cliente prime dell'infermeria. Ogni visita gli danno i bollini per la raccolta punti. A un certo punto ho creduto che non ce l'avresti proprio fatta, Holly. E questo vuol dire che la situazione non è positiva. E invece giocherò anche domani. Dottore, faccia il dottore! Gli dica di no! Altrimenti ci spieghi la sua funzione! Devi venire a casa mia. Lasci stare le proposte indecenti da pervertito! Pensi a dissuaderlo dal giocare, imbecille! Un piccolo ambulatorio, ma ben attrezzato, potrei sistemarti meglio la gamba. Sì, vabbè. Adesso la scusa della collezione di farfalle non si porta più. Per commentare il dopopartita, io girerei subito la linea al nostro telecronista Pippo Ravioli in diretta dallo stadio. Pippo, com'è l'atmosfera? Sì, grazie della linea d'aereo, qui è Pippo Ravioli in diretta dallo stadio. Pippo, come sono le condizioni fisiche di Holly? Purtroppo non abbiamo informazioni riguardo le condizioni fisiche di Holly, ma abbiamo una buona notizia. Cioè? Gennone, il porchettaro fuori lo stadio, mi sta preparando un mega panino che mi scofanerò alla faccia tua. Pippo, ma non hai notizie legate alla partita? Notizie legate alla partita di oggi? Sì, proprio fuori lo stadio dove si è giocata la partita di oggi, Gennone, il porchettaro mi sta preparando un mega panino che mi scofanerò alla faccia tua e anche di chi ti segue. Vabbè, Pippo. Buonappe, Pippo. Papà, ti odio. Perché Ciro? Almeno me l'hai mai fatto assaggiare il panino con la porchetta. Ciro, non è proprio indicato il panino con la porchetta per i gatti. Fatti, ti compro le pappette gourmet, le premium, non ti bastano. No, voglio il panino con la porchetta. Porchetta miseria. Intanto l'Airado sta lasciando il campo e i tifosi raggiungono i giocatori. Ehi, Clifford! Salve, ragazzi, avete assistito alla partita? Rispondete, santo Dio, che avete tutti un ictus! Sì, e ci dispiace molto di com'è andata. Beh, vi dispiace talmente tanto che praticamente gli state ridendo in faccia. Dai, questa ti sembra la faccia di uno che è dispiaciuto. Volevamo chiederti se riprenderesti a praticare anche i nostri sport. Ah, ecco chi è questo. A momenti non lo riconoscevo. È Giampiero Grassi, il noto campione di kebab in lungo. Dopo poco Clifford Yuma incontra Oliver Hutton e gli stringe la mano.
A parte che io, se fossi Holly, avrei una paura fottuta di stringere la mano a Clifford Yuba, me la stritola! E comunque questa è una cosa che odio di tanti personaggi in Holly e Benji. Prima, durante la partita, fanno i sbruffoni cattivi, gli fanno i falli, poi perdono e fanno i leccaculo. Hutton, ti stavo aspettando per salutarti e dirti una cosa. Sai che c'è? Holly, mandalo a cagare! È ormai sera e la new team si va a rifocillare in un ristorante. Un ristorante dalle ciotole magiche, visto che in un frame non si vede il riso e nel frame successivo straborda di riso. Intanto veniamo a scoprire che Jenny, la ragazza che sogna di farsi cavalcare da Philip Callaghan, ha realizzato delle fascette per la squadra, in segno di ricordo, dato che alla fine del torneo dovrà partire per gli Stati Uniti. È bellissimo! È una fascetta bianca! È bellissimo dove? C'è anche il suo numero ricamato a mano. Più che ricamato sembra una macchia sbiadita di sangue a forma di numero 10. C'è la foto di Hutton mentre fa il suo tiro ad effetto. Ecco. Intanto sul giornale esce una foto di Holly che fa il suo tiro a effetto e ci sono almeno 3 errori. Primo errore. Il fotografo era sugli spalti e la visuale invece qui è alla linea del campo. Quindi... non è possibile! Secondo. Sullo sfondo non c'è nulla! Che hanno giocato nella nebbia! Terzo. In entrambi i gol fatti col tiro a effetto, il portiere dell'Airado non aveva neanche minimamente mosso il suo soffice culetto per provare a prenderla. Qui nella foto invece ci sta provando. Quindi che è un'altra partita! Dopodiché succede una cosa che ha meno senso di una pubblicità delle emorroidi durante ora di pranzo. Cosa che la Mediaset ha fatto più volte. La Flynet fa riscaldamento prima della partita. Tra la Toho e la Muppet. Bene ragazzi, basta, vi siete riscaldati abbastanza. Ma siete cretini! Che cavolo fate a fare il riscaldamento prima della partita che non è la vostra? Soprattutto perché poi la partita la andate a vedere, quindi vi raffreddate e vi dovete riscaldare di nuovo. È proprio inutile quello che state facendo! Ragazzi, correte tutti qui! Intanto arriva l'allenatore della Flynet che incoraggia tutta la squadra e palesemente li vuole dopare. Ora vi darò da bere la solita bevanda energetica preparata da mia moglie. D'accordo! Test antidoping per tutti! E poi come si vede che sua moglie non è napoletana? Se fosse stata mia mamma, altro che bevanda energetica! Avrebbe preparato la sua potentissima frittata di pasta imbottita di salame e provola! Quante pasquette ho gioito di quella bomba a mano! Grazie, mamma! Papà! Che c'è, Ciro? A me non me l'hai mai fatta assaggiare la frittata di pasta con salame e provola! Maledetto! Ciro, tu non puoi mangiarla, sei un po' pesante per te, lo capisci? Stanotte ti ammazzo nel sonno! Ciro, fai il bravo, dai! Ti ficco le unghie nelle palle, papà! E su questa possibile castrazione si chiude questo episodio di Holly e Benji. Io ringrazio di cuore Ciro per aver partecipato all'episodio. Prego, papà, però ti ammazzo comunque. Va bene? E ringrazio tutti voi che in questo momento vi state iscrivendo al canale. Qui in basso attivate la campanella se volete rimanere aggiornati sempre su quando escono i video. Vi ricordo che potete partecipare alle live sul sito Viola al canale Dario Augusto IV. E mando un ringraziamento enorme a tutti coloro che si abbonano al canale permettendomi di crescere. In particolar modo livello 2, Blade Thunder, Massimo Tondini e Massimiliano Sonsogno. Grazie di cuore. Io vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui, sul canale di Dario Augusto IV. Ciao! We'll be right back.